E per continuare a parlare di questa importante attesa prima cinematografica, noi abbiamo ospite con noi in studio proprio il regista bitontino Pippo Mezzapesa. Grazie di essere con noi, davvero un onore per Punto TV. E allora c'è Pippo Mezzapesa, ha vinto tanti premi, tanti riconoscimenti, però una prima è sempre una prima e farla poi nel proprio comune, nel proprio paese, magari anche un'emozione particolare così. Beh, indiscutibilmente. Mi ha sempre emozionato presentare i miei lavori a Bitonto, perché soprattutto i lavori su Pinucciolo Vero, sia il primo che il secondo, perché Bitonto è parte integrante della storia. Tutte le persone che interagiscono con Pinuccio sono protagonisti di questa città e dei miei film. E questa città mi ha sempre ispirato profondamente, quindi tengo in particolar modo alle proiezioni a Bitonto e a questa prima di domani. Beh, Perché Pinucciolo Vero? Come nasce l'idea Pinucciolo Vero? Pinuccio Vero è entrato prepotentemente nella mia vita perché io l'ho conosciuto durante le riprese di Zinanà, un corto ambientato nelle bande musicali di paese che ho girato nel 2003. E allora lui si è appassionato a questo mondo del cinema e ha cominciato a chiedermi di realizzare un film su di lui, anzi con lui. Quando io ho saputo della sua storia, del suo sogno, quello di diventare custode al cimitero e della sua frustrazione, perché quando è diventato custode del cimitero a Mariotto non è morto più nessuno, gli ho detto: guarda Pinuccio, noi non faremo un film con te, ma un film su di te. Ed allora è nata questa unione tra me e lui che ci ha portato ora anche a girare Yes I Can. Molti probabilmente telespettatori stanno già pensando anche al film, no? Proposto da Enrico Brignano, che è una trama abbastanza simile. C'è stata anche un po' di polemica. Cos'è? C'è soddisfazione? Si è lusingati oppure infastiditi magari dal plagio di un personaggio di quel calibro? No, ma non c'è plagio, non credo che ci sia plagio. Mi fa piacere che, anzi, che una storia, un personaggio come quello di Pinuccio abbiano Ispirato. influenzato un racconto che comunque si distanzia poi da quella che è la vita e quella che è l'esperienza di Pinuccio e quello che è il mio primo film, che poi era un documentario, mentre quello lì è un film di finzione. Le idee, le storie, i personaggi sono a disposizione di tutti e poi ognuno le prende e le declina in vario modo. La passione per i cortometraggi, mediometraggi, da dove nasce? C'è un motivo oppure soltanto un Ma io la chiamerei caso? proprio passione per il cinema in E generale, nel basta. senso che è una passione per le storie, è una passione per il racconto. Ognuno decide come raccontare i personaggi che gli gravitano intorno, le suggestioni da cui viene influenzato, e a me piace raccontarle con le immagini. E quindi lo faccio da anni, continuerò a farlo, è la cosa che mi viene più naturale. Bene, allora ricordiamo quindi domani cosa si aspetta dai bitontini? Cioè, ha respirato, ha annusato l'aria su quello che accadrà Ma non lo so, domani? prima di tutto mi auguro una grande partecipazione. E poi chiedo molta autoironia ai bitontini, perché insomma ho cercato di delineare, di fare un affresco di questa accesa campagna elettorale attraverso il personaggio grottesco di un becchino che scende in politica. Ho cercato di fare un affresco ironico, un affresco lieve, e quindi spero che si divertano, ecco. Vogliamo ricordare domani gli orari delle proiezioni? Si comincia Sì, alle. le proiezioni sono quelle classiche, insomma, alle 19 alle 21. Noi, io, Pinuccio e il produttore Pachi Fanelli, il distributore Cesare Fragnelli, saremo presenti all'apertura della proiezione delle 21, quindi alle ore 21, scusami, all'apertura della proiezione delle Delle 19, quindi alle 19. 19, e alla chiusura della proiezione delle 21. Bene.
In bocca al lupo allora per questa prima, e Punto TV ci sarà perché dopo la proiezione sul canale 660 in streaming su puntotvonline.it dedicheremo proprio al regista bitontino Pippo Mezzapesa una retrospettiva che andrà in onda intorno alle 22:30, subito dopo Punto Politica, eccezionalmente domani di giovedì dedicata alle elezioni di Corato, che vi invito naturalmente a seguire. Grazie. E Pippo Mezzapesa, dopo il film tutti a vedere Punto TV. Benissimo, dopo il film tutti a vedere Punto TV, mi piace questo slogan. Bene, ringraziamo allora il regista. Grazie. Pippo Mezzapesa.